La Commissione europea ha ricordato all'Italia che a partire dal 2015 il trattato denominato Fiscal Compact entrerà in vigore e quindi da quel momento e per i successivi 20 anni l'Italia dovrà tagliare la spesa pubblica di 45 miliardi di euro ogni 12 mesi in modo da riportare alla soglia del 60% il rapporto debito-PIL. L'attuale governo guidato da Enrico Letta non riesce a trovare neppure il modo per tagliare 4 miliardi di euro dalla spesa pubblica per cancellare l'IMU e altri 4 per bloccare l'aumento dell'IVA. La domanda nasce spontanea. Come potrà il prossimo governo tagliare di 10 volte tanto la spesa statale ogni anno per 20 anni? Vediamo come si potrebbe fare, ammesso che un prossimo governo davvero intenderà provarci. Ridurre di 900 miliardi di euro la spesa pubblica italiana di oggi, equivalenti a 45 miliardi l'anno per 20 anni, significherebbe ridurre del 50% le pensioni, licenziare almeno 2 milioni di impiegati pubblici tra scuola, sanità, forze dell'ordine, e impiegati comunali e regionali, cancellare ogni forma di assistenza sociale, ridurre di non meno del 40% tutti gli stipendi del settore pubblico. In questo modo, in 20 anni, si ridurrebbe di 450 miliardi di euro la spesa dello Stato. E gli altri 450 per arrivare ai suddetti 900 miliardi? Semplice, andrà rastrellata dai risparmi dei cittadini, in tasse sui patrimoni, incluso il conto alla posta di 1000 euro. Alla fine, non serve un esperto economista per capire che tutto ciò porterebbe l'Italia a superare di gran lunga la Grecia quanto a devastazione. E giusto per ricordarlo, la devastazione è sorella della violenza. E lo sappiamo benissimo tutti che la violenza di massa si chiama guerra. Tutto questo dovrebbe iniziare esattamente tra un anno e 5 mesi, a partire da adesso. Ma, naturalmente, ci auguriamo che fino ad allora qualcosa possa cambiare. E adesso dimmi cosa succede sulla Terra. E se vedi cadere una stella, desidera una vita migliore per me, per te, segui il tuo cuore, perché questo è il pianeta delle parole.